Allora iniziamo, con molto piacere vi presento il dottor Brustenghi, con cui collaboriamo quotidianamente nel reparto di neuroriabilitazione dell'ospedale di Foligno. Dottor Brustenghi nasce come neurologo, ha competenze di psicoterapeuta e ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo insieme affrontato questo, diciamo, percorso riabilitativo. Ci occupiamo di riabilitazione delle gravi cervolesioni e abbiamo sviluppato un pochino un approccio moderno rispetto alla riabilitazione e alla medicina in generale, un approccio di ospedale aperto, un approccio narrativo che in parte poi è il tema della sua produzione. Il dottor Brustenghi ha sviluppato tutte queste competenze e ha coltivato questo aspetto negli anni. Ora è docente anche al corso di fisioterapia e quindi riesce con la sua comunicazione e con la sua competenza a illustrare in maniera, vedrete, molto coinvolgente ciò che apparentemente è complesso, ma poi lo riesce a renderlo molto semplice. A me spetta il compito invece di introdurre l'argomento della conferenza di oggi, che si collega alla conferenza che lo stesso dottor Brustenghi aveva tenuto lo scorso anno su argomenti simili e che si collega all'argomento e al tema del convegno di martedì prossimo di medicina narrativa che terremo all'ospedale di Foligno. Narrare la malattia per quaglia e metafore. Già il titolo ha suscitato interesse sul titolo stesso. Il motivo è semplice. Come diceva Virginia Woolf nel suo libro sulla malattia, la malattia non ha parole. La malattia non ha un linguaggio adeguato per essere espressa e per questo deve ricorrere a metafore e deve ricorrere ai quaglia, che sono le espressioni delle sensazioni e delle percezioni. È per questo che questo titolo e questo argomento adesso viene trattato per Luigi Brustenghi, vedrete con il pathos e l'empatia di cui diceva il dottor Zambolini e con il coinvolgimento di chi conosce la materia. Grazie e buon ascolto. Grazie delle parole di Mauro, di Paolo e della vostra presenza. Dunque sì, noi lavoriamo in una unità particolare, lavoriamo nel reparto dove abbiamo pazienti che sono in stato vegetativo o in stato di minima coscienza. Stasera parleremo di coscienza, un mare magnum, tanto si potrebbe dire, poi alla fine difficile da concentrare un concetto esaustivo di cosa sia la coscienza, a cosa serva, cosa serve e quando si modifica cosa avviene. Noi ogni giorno viviamo con delle persone che non sono in grado di verbalizzare, non sono in grado di comunicare con la gestualità che siamo soliti vedere nelle persone normali, ma hanno comunque il loro modo di comunicare. A volte ce lo comunicano attraverso un ipertono, cioè un aumento del tono muscolare, attraverso una sudorazione improvvisa, attraverso una frequenza cardiaca che cambia, attraverso una frequenza respiratoria mutevole, un rialzo termico, oppure anche a volte con qualche clonia palpebrale. Clonia vuol dire le palpebre che si muovono verso l'alto e verso il basso e tante altre modalità comunicative. Questi sono i pazienti più gravi. Poi ne abbiamo altri, chiaramente, che sono meno gravi, ma che comunque hanno subito delle lesioni a livello del sistema nervoso centrale e questo ha modificato il loro modo di interagire con se stessi innanzitutto, perché il nostro cervello ha la mappa del nostro corpo e quando una lesione colpisce il sistema nervoso centrale, il corpo diventa un altro, diventa qualcosa di diverso. Sappiamo per esempio che i pazienti che hanno lesioni nell'emisfero destro non riconoscono spesso la parte opposta, cioè hanno quello che si chiama il neglect. Pensate voi a vivere con l'inconsapevolezza di avere un corpo a metà, che si prova dentro e si è vigili in quel caso, si guarda, si può anche parlare perché la lesione non ha coinvolto l'emisfero del linguaggio. Allora ci chiediamo con Mauro, con gli altri colleghi, con i terapisti, i nostri infermieri, ma queste persone, noi sappiamo leggerle,
I nostri malati, alla fine, sappiamo capire cosa ci dicono, il loro linguaggio è fatto del nostro linguaggio, usa la stessa semantica, usa la stessa sintassi, oppure c'è qualcosa di diverso che noi dobbiamo andare a scrutare. E nella vita delle persone che operano in ospedale, certamente, questa curiosità viene e viene anche corroborata dal fatto che non è solo il malato che sta accanto a noi, ma c'è tutto un establishment che gira attorno a lui, cioè la sua famiglia, i suoi amici, il suo ambiente sociale. E allora la nostra malattia non è più quella malattia che ci hanno insegnato all'università, intesa in senso strettamente biologico e freddo, quella della evidence-based medicine, ovvero sia quella che vede il corpo macchina, importantissima perché ci permette di capire quali diagnosi fare, che terapie dare, con quale successo e insuccesso un farmaco funzionerà e così via. Ma quella medicina, se non è associata a qualcos'altro, che è l'interpretazione del vissuto della persona malata, ovvero sia attraverso la narrazione della sua esperienza, ovvero sia attraverso la evidence narrative medicine, non ci porta molto lontano. Abbiamo imparato allora che sì, esiste un concetto di disease, che è la malattia in senso biologico, ma esiste anche un concetto di illness, cioè un concetto di tipo emozionale, del vissuto mio, di che cosa provo io, di che cosa prova la mia famiglia mentre io sto male. Ed esiste anche un concetto di sickness, cioè di vissuto della malattia di tipo sociale. Cambia completamente l'approccio del malato. Ma che consapevolezza abbiamo in tutto ciò? È ovvio che arriviamo a questo con una coscienza e chiediamo ai nostri pazienti, o ci interroghiamo se i nostri pazienti abbiano o meno una coscienza che possa servire loro per identificarsi, per progettualizzarsi, per darsi degli obiettivi. Certamente nella coscienza noi ci storicizziamo, cioè costruiamo delle nostre storie, abbiamo un'ossessione a raccontarci. Come sappiamo, no? Come dice Dennett, come i ragni tessono le tele e i castori costruiscono le dighe, noi uomini siamo ossessionati nel costruire storie. E la storia del nostro passato, le persone che abbiamo perso, le persone che si ammalano mentre noi siamo sani, o le persone anche che tornano ad essere sane dopo essere malate. Tutto questo è storia, tutto questo richiede una coscienza, una consapevolezza, leggere la vita attraverso un'esperienza cosciente. Non tutte le persone usano le parole scientifiche per dire quello che sentono. Noi siamo abituati a leggere i libri di medicina, abbiamo il cosiddetto vocabolario medico e nei nostri termini usiamo una sintesi praticamente, spesso non ci capiscono i pazienti, perché i pazienti usano un linguaggio diverso dal nostro. Ma ci sono persone anche che non usano le parole in senso strettamente semantico, ma usano dei simboli. E non, a volte se ne rendono conto, a volte non se ne rendono nemmeno conto, ma come vedete qui nella questa frase che vi ho riportato, dove si prende l'esempio del muschio, e tutti noi abbiamo un concetto di muschio, no? Ci richiama il Natale, ci richiama un certo periodo dell'anno, ma il muschio ha un concetto di coperta, ha un concetto di utero materno, di qualcosa che ti scalda, di qualcosa che ti copre e che hai bisogno di essere coperto quando stai male, quando sei sofferente, quando gli amici ti hanno abbandonato, quando l'amore è finito. Allora cerchi qualcosa che ti copre, magari hai bisogno di accarezzare un prato di muschio. La mente fa questo, ma non ce ne rendiamo conto, però è altamente simbolico, altamente significativo, non verbalizzante, ma molto nuclearizzato nel sentimento che in quel momento stiamo provando e che non abbiamo la capacità di poter esprimere. Un altro libro che ho citato e mi piaceva riportare a voi, di questa scrittrice, un libro molto bello, dove si narra della storia di una ragazza che vive in un orfanotrofio, che è costretta ad abbandonare il suo orfanotrofio e andare
ad essere adottate, quindi ha una sua casa, lascia le amiche, eccetera, con molta contrarietà, e esprime questo senso di abbandono e anche tutta la sua struttura della personalità con questa frase: non mi fido come la lavanda, mi difendo come il rododendro, sono sola come la rosa bianca e ho paura, e quando ho paura la mia voce sono i fiori. Usiamo a volte parole, stiamo in giardino per dare acqua alle piante e non ci accorgiamo che quel dare acqua è un nutrire noi stessi, è un lenire qualche ansia, qualche tensione, e ci indirizziamo anche con quello che è l'aspetto non strettamente razionale dell'esperienza umana, ma è quello che avviene nel mentre qualcosa avviene da un'altra parte. Ed allora capirete il significato di stare in mezzo a dei fiori, il percepirne il contorno, i colori, ma anche gli odori, i profumi. La nostra memoria olfattiva è molto potente, eh? È difficile diventare, diciamo, amnesici di olfatto, perché ha poche interferenze rispetto all'altra memoria. Il rododendro che viene usato in questa, diciamo, letteratura che vi ho detto, in realtà è molto potente, perché se mangiato può far morire anche, ha delle sostanze velenose che sono, quindi viene preso simbolicamente come un'arma di difesa, così come la purezza di una rosa che esprime una solitudine. Qualcuno non vuol dire sono solo, ma si prende una rosa e se la porta magari sul tavolo o sul comodino dell'ospedale, e questo noi non lo riusciamo a interpretare. Questo è un equivalente simbolico di un sentimento o di una emozione. Tutto avviene nella nostra mente e nel nostro cervello. Non mi dilungo sul fatto dei rapporti che esistono tra mente e cervello. Di fatto la mente è ciò che fa il cervello. Qualcuno ha detto che la mente è il software, che il cervello è l'hardware, ma sono chiaramente interpretazioni. Abbiamo una mente psicologica, abbiamo una mente anche fenomenica, e possiamo avere teorie che interpretano i nostri stati mentali. Una di queste è il funzionalismo, cioè l'influenza del mentale nell'elaborazione tra la percezione e il comportamento. Noi percepiamo e poi ci comportiamo. Oppure il fisicalismo, quando ci basiamo sulle proprietà fisiche di un oggetto, la mente vista come un sistema fisico, di proprietà chimico-fisica, allora siamo delle sinapsi, siamo dei neurotrasmettitori, siamo delle correnti elettriche, tutto vero. Ma non basta capire in fondo poi alla fine qual è il prodotto finale. E siamo anche, possiamo anche avere una teoria intenzionalista, cioè mirare ad un oggetto, ad un target e andare diritti alla meta. Ma tra noi e il mondo c'è sempre consapevolezza. Che tipo di coscienza noi usiamo per entrare in diretta con noi stessi e con il mondo? Potremmo usare una coscienza di accesso così pura di apertura e chiusura, o fenomenica, o strettamente cognitiva. Comunque noi dobbiamo, o cerchiamo in maniera ossessiva, delle relazioni tra i nostri stati cerebrali e i nostri stati mentali. Cerchiamo nei pazienti in coma, ma questi pazienti sogneranno? Come facciamo a un paziente che all'improvviso perde la coscienza, ma perde tutto, si deafferenta completamente dal mondo, qualcosa rimane in lui collegato? E se ci sentisse? Mentre noi presumiamo che lui non ci senta. Sai chi sono spesso a dirci fate attenzione? I familiari. Noi magari qualcosa sbagliamo perché crediamo che la paziente è stato recettivo, non ci sente, abbiamo questa presunzione biologica, no? Conosciamo il cervello, conosciamo tanto, in realtà conosciamo ben poco. E i familiari dicono attento, perché qualche volta ho visto che l'occhio, quando io gli parlo, lo indirizza verso la fonte sonora. Magari noi di questo, specie nei primi giorni di ricovero, non ce ne siamo accorti. Certo è che negli studi scientifici noi applichiamo uno studio di tipo statistico, perché presumiamo che ci siano dei campioni omogenei sullo stesso fenomeno. Ma per quanto riguarda la mente, questo non è possibile, perché la mente è uno stato privato. Ciascuno di noi ha una mente e solo quella mente avrà, e la mente mia non può essere assemblata, paragonata alla mente degli altri. Questa è anche l'originalità dell'esperienza umana, per cui sarebbe sempre un tipo di approccio probabilistico, non deterministico, come invece la medicina biologica vorrebbe.
ci interroghiamo su che cosa vuol dire vivere la nostra mente, sugli effetti che la mente ci fa a livello del comportamento. Sappiamo che esistono dei neuroni che ci permettono di capire l'altro, anche dal punto di vista empatico imitativo, che sono i neuroni a specchio, i mirror, che ci permettono di andare al di là del verbale. Quanto possiamo usare questi neuroni non lo sappiamo, sta di fatto che ci sono e che se li lasciassimo un po' più agire forse ci capiremmo più di quello che facciamo adesso. E poi esiste anche la possibilità di percepire la mente attraverso i cosiddetti qualia, che è l'argomento di questa serata e che cercherò di spiegarvi in semplici parole, ma sono convinto che il concetto già in voi esiste. Esiste perché ci siamo conosciuti con gli altri, cioè abbiamo capito che ogni volta che incontriamo qualcuno, nel bene o nel male, esiste una simmetria di tipo interpretativo dell'altro. Quando abbiamo il sesto senso, diciamo, quella persona mi è simpatica, quella persona mi ispira fiducia, e questo c'è appunto dato dalla presenza di questi neuroni che ci permettono di imitare e di vivere come se fossimo nell'altra persona. Ma dobbiamo dar retta all'intenzionalismo, cioè al fatto che tutti i fenomeni mentali abbiano una base su un oggetto, cioè un approccio strettamente fenomenologico, oppure ad una forma di rappresentazionalismo, dove cioè le qualità dello stato mentale acquistano proprio un contenuto strettamente rappresentazionale, ma di tutto ciò noi non ne abbiamo la consapevolezza. Ed è questo che ci interessa capire, se esiste un modo per studiare questa mente che in fondo è un sistema rappresentativo naturale, rappresentativo del corpo, dell'individuo che la possiede, rappresentativo del mondo in cui la persona vive. Sostanzialmente i qualia rappresentano un po' la vita privata di ciascuno di noi, è l'intimità mentale che noi abbiamo. Ed è un aspetto, diciamo, qualitativo e fenomenico allo stesso tempo. È l'effetto che noi percepiamo nel mentre avviene qualcosa. E associarlo, questo oggetto che si compie, o questa azione che si compie, con uno stato mentale, che poi diventa anche uno stato dell'anima, cioè un'emozione, cioè un sentimento. Ma i qualia, cioè questa cosa intima che abbiamo noi, sono intenzionali o non sono intenzionali? Lo facciamo apposta o è gioco forza viverli perché la mente li produce da solo? Sono oggettuali o no? Hanno bisogno di un oggetto oppure hanno bisogno di un simbolo? Sapete che il simbolo è tutto ciò che rimane una volta che l'oggetto è perso. Allora i qualia sono oggettuali o simbolici? Sono domande, non sono certo risposte. Comunque, per le correnti intenzionaliste, i qualia sono delle rappresentazioni intenzionali, quindi c'è intenzionalità nel vivere. I nostri stati mentali dipendono dai nostri vissuti e dai nostri sensi. Abbiamo dei vissuti percettivi che si basano sulla vista, sull'olfatto, sul gusto, l'odorato, i vissuti corporei, il corpo ci manda il segnale della fame, il segnale della sete, il segnale del dolore, il segnale della spasticità, della clonia, eccetera. E i segnali anche dell'anima emozionale, ci dà la paura, ci dà l'ansia, ci dà la voglia di scappare, il timore, eccetera, eccetera. Per capire tutto questo dobbiamo avere il potere della introspezione, che è un termine che è tutto un dire, ma per accedere ai qualia, quindi alla nostra interpretazione della introspezione fenomenica, che tipo di coscienza dobbiamo avere? Una coscienza, diciamo, abbozzata, basata solo sull'oggetto analizzato, cioè di primo ordine, o una coscienza più ampia che accede al cognitivo, lo contestualizza e gli dà una memoria, gli dà un linguaggio, cioè una coscienza di secondo ordine? Certo che noi desideriamo che la nostra esperienza sia trasparente, che il mondo sia in diretta con noi e che le cose che noi viviamo abbiano un equivalente dell'animo strettamente coerente. Damasio diceva che le buone azioni hanno bisogno di buone immagini, è impossibile che una buona azione abbia nella mente una cattiva immagine, un desiderio di coerenza.
andiamo alla ricerca della sintassi, quindi della semantica dei nostri stati mentali. Ma è importante la qualità fisica di un oggetto che ci crea una sorpresa. Per esempio la qualità dell'acqua. L'acqua, sappiamo tutti, H2O. Ma l'acqua può stare in tante forme. Io, se ho l'acqua liquida, diciamo così, ho un determinato qualia. O rievoco determinate memorie. Ma se vedo l'acqua congelata, magari la vedo anche in quelle bellissime sculture di ghiaccio che vengono fatte, ho un altro qualia, ho un'altra immagine della sostanza che però ha la stessa formula. E se la vediamo vapore, beh, è ancora più, diciamo, difficile, un altro tipo di approccio fenomenico. Se poi vediamo la rugiada, beh, qualcosa cambia ancora, cioè siamo molto più chiamati ad altri tipi di esperienza emozionale. L'acqua, per esempio, ci richiama al concetto della nascita, al concetto del ruscello, al concetto della velocità, al concetto dell'evitamento, dell'ostacolo che viene superato, della cascata che a volte avviene nella vita, e la malattia a volte è una cascata, un improvviso aprirsi di una paratia che pensavi ci fosse, che invece non c'è, e in quel momento non ti protegge, e sei tu che cadi a picco, e l'altro ti sta a guardare mentre tu vai a fondo. Nell'acqua vediamo il quaglia della fluenza della vita. Molti musicisti hanno scritto brani pensando all'acqua e al suo fluire, ma pensi anche alla nascita e pensi anche alla morte. Ed allora l'acqua è un quale che i malati sentono profondamente, sentono anche l'alternanza della gioia, del dolore nell'acqua, sentono la malattia e allo stesso tempo il desiderio di guarire. Come vedete qui, non so quanto possa rendere, le immagini sembrano uguali, in realtà sono diversi, ecco. Cioè viene riportato a volte, no, il discorso dei colori per capire i quali. Questi sono due rossi di fatto, ma sono due rossi con delle sfumature. Ecco, il qualia è anche questo, cioè come io percepisco il rosso, come percepisco l'azzurro, il verde. Siamo tutti convinti che vediamo gli stessi colori, siamo tutti convinti che gli stessi colori diamo e gli stessi valori simbolici, o hanno in noi lo stesso effetto psicologico. Ognuno di noi ha un qualia diverso sui colori. Quindi il qualia, lo ribadisco, è una caratteristica qualitativa dello stato mentale, ci dà una visione olistica della mente e non riduzionistica, è una forte esperienza emozionale che ci teniamo dentro e non diciamo agli altri, e crea spesso nesso tra quello che è l'esperienza e l'ispirazione creativa. Pensate ai pittori, pensate agli scultori, pensate ai poeti, la cui opera spesso nasce da qualia percepiti e quindi alta potenza creativa rappresentazionale. Per Edelman i qualia sono delle collezioni di esperienze personali molto soggettive che si basano su sensazioni, che si basano su sentimenti e che si accompagnano con la consapevolezza. Lui è certo di questa consapevolezza, non tutti sono certi della consapevolezza dei quali. Di fatto sono dei compagni di viaggio della nostra vita, ci accompagnano quando siamo in macchina, quando abbiamo un problema, quando stiamo ruminando le strategie per risolvere una difficoltà, e fanno parte di quel flusso silenzioso di pensieri che tutti noi abbiamo da sani. Pensiamo quando ci ammaliamo, come cambiano, come possano cambiare i qualia nel corso della malattia. Noi viviamo di impulsi sensoriali che costituiscono i nostri stati mentali, e a questi poi facciamo uscire dei comportamenti. La malattia che fa? Fa creare dolore, dolore fisico, dolore psichico, dolore progettuale, eccetera, e ci modifica le credenze rappresentative e qualitative della nostra esistenza. Tutto quello che credevamo prima, dopo una malattia, cambia. Questa è l'esperienza narrativa
dei nostri pazienti, ma è anche la nostra, se abbiamo avuto qualche intoppo di salute o lo abbiamo visto avere ai nostri cari. Quando si è nel dolore e quando si è nella malattia, nasce una forma di autismo. Forse il termine potrebbe essere improprio, ma comunque nasce una forma di ritiro sociale. Vi ho riportato un altro piccolo pezzo della ragazzina che abbandona l'orfanotrofio e entra nella casa che la ospiterà e la descrive così. Le pareti erano di un bianco luminoso, vedete il quale ha della luce sul bianco. Si sentiva l'odore della pittura fresca, il qualia del profumo. Toccai i muri, erano collosi, il qualia del tatto. Non avevano fatto un buon lavoro. La moquette doveva essere stata bianca come le pareti, ma adesso era macchiata dall'uso e striata di vernice lungo il battiscopa. Desiderai che l'imbianchino non si fosse fermato e avesse verniciato il bianco anche a tutta la moquette, il materasso e il comodino di legno scuro. Il bianco era nuovo e pulito e mi piaceva l'idea che non fosse appartenuto a nessuno prima di me. Molti qualia, molte sensazioni descritte in maniera forte, il bianco che deve coinvolgere, il bianco abbiamo visto che colore è e che qua, a che qualia corrisponde. Sta di fatto che le nostre emozioni, i nostri sentimenti vengono ad avere un ruolo importante nel programmare la nostra vita. E il sentimento nasce quando? Quando ci accorgiamo che è avvenuto qualcosa a noi significativo e se lo traduciamo in immagini di azioni. Poi dopo seguiamo queste azioni o meno non lo sappiamo, ma di fatto ne sentiamo una potente influenza. Sempre Damasio dice che le emozioni sono delle azioni accompagnate da idee e da particolari modalità di pensiero. Quando siamo emozionati il pensiero cambia. Emozione e cognizione sono una potente diade che ci fa accorgere che siamo anche diversi. Non siamo sempre freddi, non siamo razionali, questa immagine che diamo agli altri di sicurezza, le fisicchiurole, il camice bianco, dentro c'è anche un uomo, dentro c'è una donna, c'è una debolezza, c'è un problema che scorre insieme al lavoro, tutto questo è la vita. E chi ti vuole illudere che l'altro sia questa perfezione di assoluto vi dà un'immagine nettamente sbagliata. Quando entriamo nel dolore, quando ci entriamo nella malattia, quanto la scienza sa spiegare questo dolore? Con quale approccio noi possiamo interpretare la malattia? La biologia riesce a capire la dimensione originale dell'esistenza che è malata? Abbiamo detto, abbiamo dei dubbi, l'aiuta è potente, ma certamente non è tutto. La scienza può dare una descrizione dei colori dell'anima della persona malata? È difficile che ne dia. Può dare termini molto generici o generalizzabili, ma non entrerà mai nel profondo se non la narra quella storia, se non ci vive accanto. E quindi la mente qualitativa è difficile che possa essere spiegata da leggi di funzionalismo o di fisicalismo. Uno stato nostro e mentale, uno stato in genere che definiamo intenzionale completo, ma non siamo sempre sicuri che questo avvenga. A volte abbiamo un'intenzionalità parziale e l'introspezione, se siamo capaci, anche abbiamo il coraggio di affrontare noi stessi, ci permette di andare dentro il torrente carsico della nostra vita e toccare le aree, quelle che stanno a confine. Il potere dell'introspezione non è sempre a nostra disposizione, a volte lo perdiamo. Se lo avessimo sempre nitido, forse non avremmo mai sbagliato, non correremmo il rischio perlomeno di sbagliare. Abbiamo paura di leggerci dentro e quando si è malati spesso si ha paura di essere curati, proprio perché se io voglio andare dentro, me stesso vorrei rincontrare il male che odio. E una delle cose che dobbiamo combattere è anche l'evitamento che il paziente compie nel non mettersi sotto le cure del sanitario. Abbiamo un oggetto intenzionale, quindi, cioè ci dirigiamo verso qualcosa, un contenuto intenzionale, e abbiamo anche un modo intenzionale. A volte i modi intenzionali non sono razionali, perché possono richiamare affettività, ricordi, sogni, nostalgie. Di fatto sono quali anche questi, e in base a come sentiamo
questo tipo di modalità rievocativa possiamo poi agire in un modo o in un altro. Abbiamo qua l'anello il fatto, chi di voi non ha mai tagliato l'erba del giardino e non si è mai messo 5 minuti ad ascoltare l'odore, ad ascoltare, ad odorare, ma è anche un ascolto di fatto, l'odore dell'erba appena tagliata che ti dà quel senso di fresco e che a volte i malati possono percepire come il bisogno di se potessi tornare nel mio giardino a tagliare l'erba e a riprovare quel dolore, questo ci è stato detto. Oppure quando tagliamo una verdura, il cetriolo per esempio, che ti dà un odore umido che sa quasi di mare, anche questo è un quaglia molto forte, il basilico invece che è dolce, speziato e che ti richiama molto l'estate, gli spinaci che danno l'odore della terra fresca, queste sono tutte cose che vengono dette dalle persone malate che sono in grado di parlare chiaramente. Abbiamo bisogno delle cose di ieri per dirci che oggi non è cambiato niente, ma in fondo purtroppo la malattia te la cambia la vita. E qui non la stiamo a leggere tutta, ma c'è il brano di Rilke che ci dice l'emozione che ha quando trova in mezzo a un libro tre rametti che vengono dalla brughiera. Chi è stato in brughiera sa di che cosa è fatta la brughiera, non è che è fatta di grandi piante, di grandi fiori, eccetera, però ti dà quel senso di copertura, ti dà quel senso di sicurezza e ti dà anche quell'odore dove ritrovi i quaglia del tuo equilibrio. O quando vedi qualcosa che hai bisogno di odorare, come nei quaglia della poesia montale scrisse Limoni, dove dall'odore, dal giallo è riuscito a sfondare nell'emozione. Queste sono grandi opere d'arte, quando usiamo i quaglia per accendere aree diverse della mente. O Bertolt Beck che sta vedendo una pianta di sambuco e deve decidere se mettere o meno le lenti, perché era miope, perché in fondo era bello vedere il sambuco sfocato e si dice ma lo metto o non lo metto questo paio d'occhiali per vedere bene le bacche nere sui rami rossi, oppure rimango in questa nebulosa. La malattia a volte ti fa stare in questo stato di quaglia nebulosi e lì stai meglio perché hai meno l'impatto violento di qualcosa che ti colpisce e che ti va dentro. I quaglia quindi si insinuano nelle parole che non possiamo dire, che non sappiamo dire, nei silenzi che abbiamo, si insinuano nel dolore della nostra ragione riflessiva, laddove riapriamo antiche ferite, nella solitudine che proviamo quando siamo malati, quando abbiamo la nostalgia di qualcosa che non c'è più, il qualia chiaramente si accende, nel desiderio di figure che ti proteggevano, che ti proteggono, o quando sei malato come dice Borgna, diventi sei un rabdomante, cioè capti significati anche più sottili, liminari, quelli più leggeri, tutte le vaste latitudini della malinconia fino al male di vivere. E quindi la poesia che è un qualia, che nasce perché deve coprire un vuoto, una mancanza, una frattura, una latenza. E lì c'è l'inedito che è in noi, c'è anche nei malati. E la Beckmann ha scritto questa poesia, che è molto bella, io ai miei infermieri la riporto spesso, perché i malati sanno che un colore, un alito di vento, un passo duro, persino un gemito dell'erba al mondo già capovolge il cuore in corpo. E intanto sperano nella pace quelli che sentono più guerre di quante ce ne siano. Apprezzano gli abiti bianchi delle infermiere, sperano che nel bianco qualcosa guarisca. Loro non sono bianchi. I miei infermieri sanno che il nostro anche apparire, il nostro bianco, la nostra divisa ha un significato protettivo, di purificazione, di sicurezza. E vorrei portarvi altri esempi di persone un po' più famose, ma sono tutti famosi le persone che hanno avuto una malattia da un certo punto di vista. Quando nell'89 Van Gogh esce, voi sapete che aveva una sindrome bipolare, probabilmente era anche epilettico e quindi usciva da fasi depressive e entrava in fasi di eccitamento e veniva curato anche in ospedali psichiatrici.
Sono famosi tanto i quadri di Van Gogh, non sono famose per niente le parole di Van Gogh. A mio parere, per quanto siano bellissimi i quadri di Van Gogh, le parole che ha detto sono molto più importanti, perché danno il quadro e la fotografia della sua anima. Quel giorno disse: mentre ero ammalato cadeva della neve umida e molle, mi sono alzato di notte per guardare il paesaggio, mai la natura mi era sembrata così commovente e delicata. I qualia si aprono nella malattia, e la malattia ti fa vedere il mondo in maniera diversa. E allora la malattia è sempre negativa, la malattia è sempre qualcosa che viene tolto, o la malattia è anche un modo per arricchire, per vedere qualcosa che prima non vedevo perché avevo un ostacolo davanti agli occhi. E disse sempre: dopo la malattia mi è rimasto un occhio naturalmente molto, molto sensibile, è l'occhio chiaramente dell'anima. E quando torna praticamente allo stato invece di eccitazione, ti dice che mi prende come i cavalloni si infrangono sordamente contro le scogliere desolate, una tempesta di desiderio di abbracciare qualcosa, la mutevolezza della sensazione dei quali. E una delle più belle frasi, Vincent van Gogh scriveva molto a Theo, che era suo fratello, ed erano molto legati, e disse questa frase. Probabilmente voi sapete che nell'epilessia una volta si usava spesso la digitale, è un farmaco che fa aumentare la frequenza di contrazione del cuore, ma se se ne prende troppa si ha l'intossicazione digitalica, che ha fra i suoi effetti collaterali quello di vedere il mondo giallo, cioè la xantocromia. Probabilmente i storiografi di Van Gogh dicono che il giallo dei girasoli, per la sua particolare tonalità, sia un giallo da intossicazione xantocromatica da digitale. Sta di fatto comunque che scrisse che forse saprai che la peonia di Janin, l'altea appartiene a Costa, il girasole in qualche modo mio. Vivevano per qualia simbolici e davano ai loro qualia il colore che era giusto. Per trovare il colore ci metteva tanta energia, ci metteva tanta fatica Van Gogh. Infatti dice: per arrivare a questo giallo stridente che ho raggiunto quest'estate ho avuto bisogno di un po' di esaltazione. E qui c'è tutta la vita di chi ha bisogno di bere, di bisogno di fumare, di bisogno di alleviare il dolore, perché in fondo queste cose servono per alleviare il dolore in persone che non sanno reggere. Lo si può prendere dal versante di un oggetto, appunto come Janin o come l'altea di Post, ma sta di fatto che la sua potenza, forse uno dei quadri più belli di Van Gogh, il caffè di notte che sta a New York, quando disse: quando si è frustrati nella potenza fisica, cioè quando si è malati, si cerca di dar vita ai pensieri al posto dei figli e si partecipa così all'umanità. E con poche parole ha dato una pennellata esistenziale di grande importanza. E con un quadro vorrei poter esprimere qualcosa di commovente come una musica. Questo lo dice un malato. Vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno, di cui una volta era simbolo l'aureola e che noi cerchiamo di rendere con lo stesso raggiare, con la vibrazione dei colori. Usare i qualia nei colori per vivere, per comunicare col mondo, visto che le parole che usiamo a volte non sono in grado di farlo. Poi si ammala, e quando si ammala cambia completamente il colore. I mangiatori di patate sono una testimonianza di un cambio di tonalità, di un cambio di qualia completamente diverso da quello che aveva quando era in una fase di esaltazione. E come Brentano dice, la follia è allora la sorella povera della poesia, perché poi i folli esprimono delle cose che i sani non sono poi così in grado di dire. Esistono dei confini molto labili tra quello che è la malattia, la sofferenza, la fragilità, la sensibilità, e la fragilità può diventare una forza, quindi la malattia può essere una forza per vedere il mondo che non c'è, per vedere il mondo che è buio, che è spento. Un'altra persona che mi piace presentarvi è una poetessa americana, Emily Dickinson, molto particolare. Questa donna aveva la capacità da bambina di essere molto estroversa, curiosa, brillante, aveva tanti interessi, ma era particolarmente portata a cogliere fiori e a regalarle agli amici, anche se parlava molto poco alle amiche.
È una donna che visse tutta la sua vita chiusa in casa, vestita di bianco. Quando riceveva i suoi amici non riusciva a vederli, non li reggeva, ma adorava sentire la voce al piano terra e li implorava di parlare. Poi lei rispondeva con le sue poesie alle visite che riceveva. Ci sono dei tratti autistici, un profilo di personalità particolare, ma ci sono delle poesie che hanno dei qualia profondamente intensi. In questa casa, che era la casa di Amrest, era l'unico posto dove si sentiva sicura, mentre quando stava fuori di questa casa era completamente... Ci sono malati che non vogliono lasciare la propria casa, che non vogliono venire in ospedale, perché in quel posto sentono che la rappresentazione della loro storia e delle loro sicurezze. E nei suoi giardini era praticamente affascinata dai suoi fiori, come un po' l'autrice che all'inizio vi ho fatto presentare. Era una donna molto sola, una solitudine che ha descritto in una maniera atroce. Le sue poesie sono di una violenza unica, ma sono di un lirismo anche unico, e sono arrivate ad essere proprio la sintesi di qualcosa di molto forte in termini di qualia che solo chi soffre riesce a dare. La cosiddetta felicità non avrebbe permesso a questa persona di potersi esprimere in questi termini. Sono poesie che nascono e muoiono nel silenzio, perché lei era una persona che viveva il suo silenzio interiore, arrivavano fino al misticismo e arrivavano a un lirismo, chiaramente, davano un'idea talmente mutevole perché l'umore era talmente mutevole, e nella malattia l'umore è rapidamente mutevole, rapidamente si accende, rapidamente si spegne. Basta una parola, basta un gesto non detto bene, non fatto bene, per passare dall'una all'altra sponda e arrivare quindi alla capacità di cristallizzare i momenti culminanti delle proprie emozioni in immagini liriche. Credo che solo una persona che soffre lo possa fare. I cosiddetti sani non sono in grado di esprimere la profondità della vita, la profondità dell'esistenza, i veri valori che vale la pena seguire nel vivere e quali invece abbandonare. Combattere quindi il dolore e la malattia con l'arma dei quali è un punto centrale. E io ho voluto accettare questo argomento, me lo sono creato da solo, con quest'ottica. Vedere i quali come uno strumento di guarigione, o se non è guarigione, di cura. Dalla storia alla cura, diciamo Paolo, dai quali alla cura, ma per ascoltare i quali l'orecchio deve cambiare anche l'occhio. E sappiamo che quando c'è una malattia, abbiamo una maschera, c'è la separazione tra la forma e il sentimento, il corpo si ferma, si blocca, usciamo dalla vita, usciamo dalla progettualità, e l'esperienza del vuoto però ci serve come un punto d'inizio. Qui inizia il secondo tempo della vita, ci diciamo. Il primo è andato, adesso il secondo tempo, e sappiamo che in un film è più importante il secondo tempo rispetto al primo, perché alla fine ti dà una conclusione, ti dà una morale, e quindi lì comincia qualche cosa di nuovo. Nella poesia quindi esprimiamo questo dolore inespresso con i quali della poesia, e diamo un po' il primato al cuore rispetto alla mente. Normalmente è esattamente il contrario. La solitudine quindi ci serve anche per sentire dentro il profondo che abbiamo. E quando lei morì, ribadisco, i suoi amici scrissero queste poche parole: in mattini come questi ci separammo, in meriggi come questi lei si innalzò, esitante dapprima, poi più sicura verso il suo giusto riposo. Un'altra modalità di esprimere i quali sono certamente la corporeità. Isadora Duncan è una ballerina statunitense, mi avvicino alla fine, che fu la promotrice della danza moderna, e disse questo: se sapessi dirlo non avrei bisogno di danzarlo. Non so che quelle parole riusciamo a dire, usiamo altri canali espressivi. La metafora anche, sappiamo che vuol dire che trasporta una cosa da un posto all'altro, e facciamo anche associazioni originali tra le cose che la nostra mente
vede ed elabora. E quindi usiamo frasi come la campana del tempio tace ma il suono continua ad uscire dai fiori, ci serve questa frase come esperienza dei quali. La Sontag, che ha vissuto un'esperienza di malattia, ci dice però che attenzione con le metafore, perché è invalso ormai cancro uguale morte, uguale punizione, uguale destino. Le metafore possono avere anche un doppio significato e quindi la malattia deve essere protetta anche dagli influssi che la società dà nei valori che queste parole possiedono. Turoldo, cancro al pancreas, disse: ci fermiamo, cominciamo a guardare la vita. Beh, mi sono accorto che prima erano tutte cosette. Parla di crepitare le foglie sull'erba disseccata. Mettiamoci in ordine, perché ripartiamo da qua. La metafora quindi non è sempre al servizio della verità. La visione militare, per esempio, del cancro, ha perso la sua battaglia contro il cancro, è un dato che abbiamo tutti. La SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, che viene vista come un terremoto. La tubercolosi, che non è nel passato, come una malattia da passione. L'AIDS come una malattia che invece è punizione. Quello che dobbiamo fare è sempre trovare uno spazio simbolico-narrativo per elaborare al di là degli stereotipi sociali il dolore di quella persona e di quella storia. Dobbiamo raccontare a noi stessi la verità e dobbiamo sentirci sicuri nella narrazione, perché parlare a un altro mi storicizza, mi stabilizza, mi dà delle radici. E quindi dobbiamo stare sempre, cioè, come dice quello, sereni, o perlomeno, se non del tutto, almeno un po', cioè non andare a tagliare con l'arma del pessimismo, della medicina fredda, che ti dice: lei signora ha il 40% di probabilità di morire tra 2 anni, lei signore ha il 30% di probabilità di avere una metastasi, eccetera. Questo vorremmo combattere, dire le stesse cose vere, ma dirle in un'altra maniera che possa andare diritta all'anima e aver più significato in quella esistenza. Ed allora, e sto concludendo, mi premerrebbe dirvi: la malattia nella narrazione può essere una ferita che diventa luce. Non guardiamo sempre la malattia come il punto terminale della nostra esistenza, perché forse invece è quello iniziale. Gli effetti dell'assenza di protezione e certezze come dono universale, apertura a nuovi mondi, e la malattia vista come il granello della conchiglia che urtica profondamente la conchiglia, la fa piangere, la fa arrossire, la fa soffrire, ma alla fine, se apriamo la conchiglia, ci troviamo una perla che può essere anche molto molto lucente sotto la luce del sole. E non dimentichiamoci mai che o da sani o da malati, tra la conoscenza e il desiderio c'è sempre il sentimento. Grazie. Grazie, grazie veramente per Luigi, perché come d'altra parte l'avrei visto, sei riuscito a rendere semplice dei concetti complessi che però riducono, no, poi il funzionamento veramente al qualia, tutto sommato una sua semplicità, eccetera. Mi colpiva una cosa: ieri c'era il convegno a Palazzo Trigi sulla misurare la coscienza, e i due autori non si erano sentiti da loro per come fare le relazioni, e avevano scoperto che entrambi finivano con una cosa su Emily Dickinson. E la cosa incredibile, appunto, che anche tu hai enfatizzato questa cosa, e questo è un aspetto interessante, perché poi ovviamente tutti gli aspetti collegati alla coscienza si possono sintetizzare e incastrare con questi quali. Vorrei leggervi la cosa, ma non la leggo perché non abbiamo tempo, la frase di Emily Dickinson che sintetizzava questo, perché credo che il pubblico vorrà fare 10.000 domande. Abbiamo pochissimo tempo e quindi 10 minuti massimo. Chi vuole commentare, chiedere? O...
Allora intanto che qualcuno pensa... Ah, prego, prego. Sì, questo è quello che diciamo viene trasmesso anche all'opinione pubblica. Dobbiamo dire che c'è stato anche un po' un errore a volte nel creare delle cliniche chiamate centri dei risvegli, dove il termine risveglio purtroppo è improprio, perché risvegliarsi, ci risvegliamo dal sonno, ma risvegliarsi dal coma può avvenire per certi tipi di coma, non può avvenire per esempio per i comi dovuti a un arresto cardiaco, dove il cervello ha sofferto per 10 minuti di mancanza d'ossigeno e di sangue, quindi chiaramente non ci sarà mai un ritorno, e questo è giusto dirlo. Ma quello che lei dice è interessante, perché io l'ho appreso dai familiari questo, non l'ho trovato nei libri, perché non mi ero accorto di quello che il familiare riesce a cogliere quando una persona in stato vegetativo agisce minimi segnali, che sono dei segnali molto particolari che solo chi ci vive 24 ore riesce a cogliere. Quindi che esistano dei segnali sono sicuro, esistono, sappiamo anche che esistono determinati pattern di elettroencefalografia, determinati potenziali evocati che ci dicono se le onde passano o meno sul tronco cerebrale, che poi è la sede della vita praticamente. Quando muore il cervello muore il tronco, e questo a noi ci aiuta a vedere questo comportamento con i dati elettrofisiologici eccetera. Sta di fatto che una persona in stato vegetativo, questa è la nostra esperienza, che ha una famiglia rispetto alla persona che non ce l'ha, ha dei segnali più ricchi, sebbene in stato vegetativo, rispetto a chi non ce l'ha. Quindi il dato stimolo che lei dice è sicuramente importante, ma non è purtroppo così facile accendere una musica, anche magari la musica tanto amata dei ragazzi che abbiamo avuto gli incidenti stradali, eccetera. Lei può accendere ore e ore, anzi a volte ha degli effetti anche di tipo contrario, perché si possono anche avere delle reazioni diverse. Sta di fatto che lo stimolo è molto importante, quindi deve rimanere sempre al centro della cura delle persone in stato vegetativo. Intanto che pensate, voglio aggiungere solo due cose su questo. L'idea di pensare coscienza sì, coscienza no, ovviamente un'idea completamente superata. Se potessimo usare il concetto dei quaglia per pensare come una persona recupera lo suo stato di coscienza, bene, dei piccoli quaglia si mettono insieme giorno per giorno per ricomporre il ricomponibile. Quindi diciamo il concetto di quaglia è molto coerente con l'idea del recupero della coscienza, e viceversa se pensiamo alla demenza, all'Alzheimer, e vediamo che questa coscienza si frammenta giorno per giorno, quindi c'è questa perdita, no? Dei quaglia giorno per giorno, per cui per alcune cose la persona è lucida, per altre è completamente fuori. È proprio la sintesi opposta rispetto al recupero della coscienza, è una perdita sostanzialmente graduale della coscienza. Ok, allora penso che sia stata talmente esauriente la relazione che ci ha dato molti spunti di pensiero e di...